Filippo Berti, presidente della Berti Macchine Agricole, ci ritroviamo qui per il secondo anno consecutivo. È una partnership tra la tua azienda e il Chievo Verona che si rinnova. Beh, diciamo che l'anno scorso abbiamo provato questa esperienza di promozione commerciale della nostra azienda con il Chievo Verona, ha raggiunto un ottimo risultato nei confronti sia commerciali che di immagine della Berti. Abbiamo pensato di rinnovare con il responsabile marketing del Chievo, ci siamo trovati nel mese di luglio, abbiamo definito questo accordo che prosegue anche per la stagione 2014-2015. Non è solo un accordo commerciale, perché c'è anche un legame sportivo che lega la tua azienda e la tua società sportiva al Chievo Verona. Sì, diciamo che io sono presidente di questa associazione Calcio Caldiero da 10 anni, da 2 anni abbiamo legato il nostro nome al Chievo Verona come affiliazione, chiaramente credendo in questa affiliazione per le capacità del Chievo di costruire a livello giovanile delle esperienze anche per i nostri allenatori. Quest'anno, ripeto, l'abbiamo rinnovato anche l'affiliazione credendo che sia un valore aggiunto anche per i nostri allenatori, per i nostri giovani. Oggi giornata di festa, come l'anno scorso tanti bambini, ma soprattutto anche un valore simbolico molto importante, perché il ricavato del prezzo dei biglietti per assistere a questa amichevole andrà in beneficenza. Sì, giusto, abbiamo rinnovato anche quest'anno questa amichevole con il Chievo e ringrazio tutta la società per la disponibilità dimostrata. Chiaramente tutti noi ci deve essere un lato umano, credo, e noi cerchiamo di aiutare anche quelli meno fortunati di noi con questo contributo. Infatti il prezzo del biglietto di 5 euro e tutto ricavato viene dato a 2 associazioni, Casa Vita Giulia, che è un'associazione del paese che gestisce tutte le mamme in fase praticamente di parto e anche fino ai 3 anni, e la Monte Verde, che è una onlus di Badia Calavena che aiuta delle persone meno fortunate. Noi ti ringraziamo sia per averci ospitato oggi, ti facciamo un in bocca al lupo a livello di stagione sportiva per la tua squadra e ti invitiamo a venirci a trovare o al centro sportivo Veronello o al nuovo centro sportivo Bottagisio. Ringrazio, so che la struttura Bottagisio, che qualche mio collega ha visto, è bellissima. Ringrazio di nuovo per l'invito e colgo l'occasione per porgere un grosso in bocca al lupo anche a voi. Grazie.